Oggi protesta a Roma e protesta anche nelle sedi, diciamo, più periferiche dell'Agenzia delle Entrate. Sotto organico, quali sono i problemi fondamentali? Allora, i problemi fondamentali sono per i quali stiamo manifestando oggi a Roma, chiedendo un incontro al governo e in particolare al sottosegretario Misiani. Il fatto che ogni 5 persone che vanno via per pensionamento, e la cosa si è aggravata anche con quota 100, solamente una persona viene sostituita. Questo in un comparto agenziale, sia delle entrate sia delle dogane, che ha bisogno invece di tanti giovani neolaureati specializzati per contrastare una lotta all'evasione che è sempre più potente, più forte, e quindi con nuovi mezzi da parte delle agenzie. A questo si aggiunge anche l'effetto sulle dogane della Gran Bretagna, quindi della Brexit, che comporta notevoli aumenti delle merci che devono essere controllate, e per questo ci vogliono anche lì dei funzionari specifici che facciano queste cose. Questo con le prese di posizione del governo, che continua a dire di voler fare lotta all'evasione, ma se non ci sono le donne e gli uomini in queste agenzie sarà difficile farla solamente con un computer.